Purtroppo no, perché nella ripresa abbiamo messo in difficoltà il Pordenone che nei primi 20-25 minuti ci aveva, non dico messo in grossa difficoltà, ma aveva palleggiato molto bene perché aveva una mezza superiorità in mezzo al campo con Burrai. E lì non siamo stati bravi ad accorciare in avanti e abbiamo lasciato un po' di gioco a loro, anche se poi abbiamo preso gol su un tiro da 22-23 metri, se non mi sbaglio. Poi anche nel primo tempo, sinceramente, l'ultimo quarto d'ora, quando abbiamo alzato un pochettino Maddio e abbiamo alzato un pochettino i centrocampisti, cosa che avevamo anche preparato, hanno sofferto, perché poi da lì in poi abbiamo giocato anche nel secondo tempo, solo noi siamo stati bravi a far girare la palla velocemente il secondo tempo perché arrivavamo sui terzini, sia su Sales, soprattutto da quella parte. E poi con l'ingresso di Tulli da questa parte abbiamo creato i presupposti per il pareggio, cosa che purtroppo non è avvenuta in una o due situazioni importanti. Una è quella di Varas, dove eravamo tre contro il portiere, se non mi sbaglio, no? Poi c'è stata quella di Cedric, anche una palla sul dischetto del rigore che non ha impattato bene. Logicamente poi nel finale qualcosina puoi anche concedere all'avversario perché giocando un pochettino sbilanciato, ma io devo essere sincero, nel secondo tempo la squadra ha avuto un atteggiamento positivo, aggressivo, è quello che dobbiamo cercare di avere sempre. Purtroppo una vittoria per noi sarebbe in questo momento una medicina importante e quindi dobbiamo cercare di farla più presto perché questa penso che sia la medicina più importante per la testa dei ragazzi in questa. Pietrantonio in difficoltà a sinistra. Pietrantonio, secondo me, non è stato il solo in difficoltà perché magari lì San Domenico doveva dare una mano in più, cosa che facevamo molto bene a destra e meno bene a sinistra. Per caratteristiche forse San Domenico in questo momento ha avuto delle difficoltà, ma è un giocatore che dobbiamo assolutamente recuperare. Però molto bene Tulli quando è entrato. E forse potevo sfruttare Fratangelo un po' di più. Ho voluto metterne Panico perché è un giocatore che ha gamba, che è bravo nell'uno contro uno. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo i giocatori che abbiamo a disposizione, ma sono sicuro che Fratangelo in questo momento ci può dare una grossa mano. Frattangelo è stato protagonista di quell'episodio alla fine, tu dalla panchina che No, cosa dalla hai panchina la visto? percezione non lo so, non si vedeva. La cosa strana è che non è stato ammonito il giocatore, che poi mi hanno detto che era già stato ammonito, se non mi sbaglio. Però, al di là di questo, non. Dobbiamo cercare di ritrovare una vittoria, una serenità che ci manca. Stai provando più a fare magari lo psicologo dopo Ravenna e tutto questo. Sicuramente sì, perché anche oggi secondo me la sconfitta non c'è, per quello che ho visto in campo non c'è. Stasera guarderai la partita del centrocampo? Sicuramente sì. Fermana giocherà con la Fermana, quindi sono due squadre che andremo a affrontare. Ripeto, è un peccato perché per quello che ho visto io, soprattutto nella ripresa, questa squadra ha i mezzi per tirarsi fuori, però a livello mentale dobbiamo fare qualcosa in più. Gondò come l'ha visto? Condò è cresciuto nella partita, secondo me può fare ancora molto, può fare molto di più. Un giocatore che attacca molto bene lo spazio, che c'ha forza. Potevo anche farlo respirare, ma ci serviva uno anche che ci desse un po' di centimetri lì davanti, perché poi loro si sono chiusi e quindi magari se riuscivamo a arrivare sul fondo serviva qualcuno che riusciva anche con qualche centimetro a fare qualcosa di più. Ecco perché magari ho aspettato a mettere Fratangio. Poi alla fine siamo. Gli ultimi 6-7 minuti ci siamo messi con quattro attaccanti lì davanti, ma è servito a poco. Però sono convinto che questa squadra può fare
può fare molto di più di quello che sta facendo. Dalla testa, dalla testa, dalla testa, sì, secondo me sì. E la cosa su cui dobbiamo lavorare molto è questa. Sicuramente sì, prima della partita mi ero raccomandato, cioè poi non posso rimproverare moltissimo ai ragazzi, tranne quell'approccio un pochettino così timoroso, dove non siamo stati bravi ad uscire soprattutto in pressione sui loro portatori di palla, e questo ci ha un po' penalizzato, mentre abbiamo fatto molto meglio la seconda parte del primo tempo e il secondo tempo soprattutto. Teramo, cioè giocare in casa per noi deve diventare l'arma in più, non possiamo, su 7 partite perse ne abbiamo perse 4 in casa, giusto? E quindi è una cosa troppo, troppo pesante per una squadra che deve salvarsi in questo momento, deve pensare a fare più punti possibili. No, sapevo che poteva essere difficile, anche perché poi il calendario no. Parliamo di 4 partite, 3 fuori casa e 1 in casa, quindi un calendario difficile, ma tanto le squadre le devi affrontare tutte. Sicuramente iniziare con 3 trasferte non è semplice, soprattutto in questo momento. La cosa, ripeto, che mi dispiace di più è vedere questi ragazzi che anche oggi, secondo me, hanno fatto una buona gara, soprattutto, ripeto, nella ripresa, non portare a casa un risultato che avrebbe meritato. Per quello che si è visto poi, io poi. Grazie.